Se vogliamo lasciare il segno, dobbiamo essere pronti a tutto. Anche a lavorare con l'SOE, le forze speciali inglesi. C'è qualcosa in ballo. Per forza. Davis è qui. La resistenza ci ha appena informato di un treno tedesco che trasporta dei razzi V2 per un attacco a Parigi. È in sosta vicino ad Argentan. Questo ci dà abbastanza tempo per portare la squadra in posizione. Dobbiamo fermarlo lì. Avete dimostrato il vostro valore a Marigny, quindi avrete voi questo privilegio. Grazie, signore, ma questo non sembra un lavoro per un solo plotone. Infatti farete squadra con l'SOE. Però vi siete dati da fare. Tranquillo, tenente. Ce n'è per tutti. Gli agenti Vivian e Crowley condurranno l'operazione. Lavorano con la resistenza da mesi, conoscono il terreno. Obbedirete a loro. Abbiamo saputo di Marigny. Notevole. Non è solo merito mio. Normale amministrazione. Un gran lavoro, ma il difficile viene ora. Non è un comune treno rifornimenti tedesco. È una fortezza su rotaie. Il nostro contatto nella resistenza, Rousseau, proverà a supportarci, ma gli attacchi alla nostra rete potrebbero lasciarci isolati. Il destino di Parigi è nelle vostre mani. Ah. Bene. Deragliare un treno, che doveva fare? Il nostro lancio sopra Vercor. L'agguato contro la Gestapo. Come sei romantica. Eccolo. Ecco il bersaglio. I crocchi sono tipi precisi. Il treno è puntuale. È un treno così grande e così corazzato. È un Panzerzug. Quei V2 hanno un raggio di 300 km. Possono arrivare a Parigi. Non devono arrivare al sito di lancio. Movimenti nemici davanti. Bene, io e Vivian li facciamo fuori. Turner, a quel punto avanza. Daniels, dopo la tua impresa Marigny, fornirai fuoco di supporto insieme a Ziosman. Forza. Bene, andiamo. Perfetto. State tutti giù. Silenziatori. Ammazza il cecchino. Daniels, usa il coltello. Ben fatto, Daniels. Nivele allertati. Merda! Crowley, il treno sta per partire. Non deve sfuggirci. Via, vai. Oh, cazzo. Dove cazzo devo andare? Aia! Ragazzi, ma sto da solo! Cazzo! Provo con una granata! No, minchia, sto pure a corto di munizioni. Ragazzi! Oh oh! Oh merda! No, minchia, voglio, non c'ho più munizioni. Dai! Ma siamo morti tutti, no? No, cazzo, io credo... Merda. Cazzo. Sono io qua. Mica il treno sta per partire, però. Via! Cambia il programma! Ci hanno beccato!
No! Ma... ma come? Sta partendo! Sprechiamoci! Posso camminare? Aia! Nemici all'ufficio postale! Oh! Oh! No, non volevo! Andiamo, signori! Vado a sinistra! Dobbiamo seguire quel treno! Cazzo! Merda! Davanti a noi! Non ce la faremo mai! Una granata! Quella è morta! Siamo ancora in tempo! Ho capito, ma... Avanti, tutti al treno! Che non muoiono! Il treno sta per partire! Non deve sfuggirci! È morto! Aia! Daniels, granate e fumogeni! Ricarica. Tagliamo per l'ufficio brutale. Cazzo, io non ho più munizioni. Vai giù. Aia. Aio. Daniels, la porta. Ho capito la porta. Quale porta? Ah, quella porta. Oh cazzo! Merda! Daniels in piedi! Tutti sulle camionette! Vai! Fermare quel treno! Andiamo, andiamo! Tieniti forte! Cazzo, attento! Non uscire di strada! Attento agli alberi! Devo occupare, voglio! Devo occupare! Reggiti! E lo sapevo! Lo sapevo! Minchia, lo stiamo perdendo! Lo vedi? Eccolo, accelera! Sinistra! Così lo perdiamo! Ci provo! Mamma mia! Curva a destra! Lo stiamo perdendo! Sotto il ponte! No, non perdiamo nulla. Non perderemo proprio nulla. Cazzo, ci spara addosso! Attenzione! This man. È zitto il muro però, Mamma mia! Sto andando al massimo, oh cazzo! Cioè minchia, secondo me ancora lanciate! Minchia, lo stiamo perdendo! Dovevo guidare io! Ti accontento subito, prendi volante! Eccolo! Spara! Oh, è una bestia! Abbiamo finito! Vieni la ferma! Madre! Lanciano granate! Carlo! Andiamo alla testa del treno! Guarda, si sono esplosi da soli. Fuoco, fuoco! In alto! Oh cazzo! Mi arrivano altri! Oh merda! Mitragliatrici! Che si riscalda subito! Portaci via da qui! Avviciniamoci, non potranno colpirci! Oh merda! Granata! Pensa io! Granata! Cazzo! Oh cazzo! Oh, la camionetta è a pezzi! Salta! Merda! Vai! Oh, wow! Madre! Oh, cazzo! No!
Ma... è una cosa fighissima. Daniel, dove cazzo sei? Arrivo, aspetta! Porca puttana! È successo davvero? Ce l'abbiamo fatta! Finirà nei libri di storia. Styles avrà fatto qualche foto. Pearson potrebbe anche lasciarci in pace. Occhio! Ancora. Seguitemi, vi porto dal plutone. Scusa, tu? Che cazzo sei? Un'amica. Svelti. Oh. Kit medico, qua! Ah, sì, Usman, quanto ne ho bisogno il kit medico. Al volo! Sentite, belli. Adesso mi rubo io un'arma da questi. Ah, ancora sparati, sì. Te non avete imparato la lezione. Devo ricaricare. Si avvicinano da qui. E dovrei prendere. Scusa, non so di prendermi la carabina, tipo. Non ce n'è tipo un'altra. Vabbè. Pezzi di merda. Ecco i tedeschi, non ammassiamoci. Si muovono da ovest. Basta recuperarmi tipo munizioni. Ok, sì. Tira una granata! Ah. No, minchia, finito il munizioni. Ok. Kit medico pronto! Me lo sapessi, Giusman, me lo sapessi. Giusman. Qui, qui! Ecco a te! Grazie. Tiro una granata! Non recupero di munizioni, no, eh! Sono davanti a voi! Il vostro plutone qua! Capisce, mamma! Ah, ok, ci siamo tutti! Credo che siano dei vostri. Ah, avete conosciuto Rousseau? È del Maquis, la resistenza francese. Ha ucciso un crocco che ci puntava. Ogni tanto sarebbe utile interrogarne qualcuno. Sarebbe solo una perdita di tempo. Vi davamo per persi. Avete fatto un po' di danni. Quel treno andava certo fermato, non distrutto. Sì, mi dispiace che le cose ci siano sfuggite di mano, ma il lato positivo è che abbiamo allertato tutti gli avamposti nemici dell'area. Faremo meglio a darci una mossa, forza! Prima bisogna finire la missione. Dico bene, maggiore? Aiutateci a recuperare. Non so bene come, ma io e Zeus siamo sopravvissuti allo schianto del treno e abbiamo incontrato una francese. Una tosta di nome Rousseau. Fa parte della resistenza ed è riuscita a convincerci a frugare fra i rottami del treno in cerca di documenti. Le servivano per una missione a Parigi e aveva un lavoro anche per noi. Capolinea. Distruggendo il treno abbiamo scongiurato un attacco contro Parigi. Ora la resistenza userà i documenti recuperati per infiltrarsi in una guarnigione nazista. L'aiuterò. Ok.
Però guardate come fa. Fateci caso, no? 6 giugno del 44, ed ecco la 70 la spiaggia della Normandia, degli dei. Poi, pian piano, guardate qua che figa questa cosa, pian piano conquistano le zone e prendersi poi la Francia, vedete? E poi questa parte qua sono andati a conquistarsi la Francia. Adesso dobbiamo fare la liberazione. Ah! Agosto 1944, ci siamo. Libereremo Parigi. La divisione corazzata francese e la fanteria americana arriveranno all'alba. Entreremo in azione stanotte. Va benissimo, va benissimo. E penso che lo faremo domani, nel prossimo episodio questo. Ah, voglio tenere sulle spine. Spero che questi video vi stiano piacendo, raga. Sono troppo contento di portare questi giochi. E che dire, ci vediamo domani, raga. Bella. Ah, ragazzi, ho fatto i fessi. Scherzavo, continuiamo. È passata una settimana da quel treno. Parigi collabora con la resistenza. Rousseau e Crowley hanno un piano per sabotare l'occupazione. Vogliono colpirla al cuore. Usando i documenti recuperati dal treno, io e Rousseau ci spacceremo per ufficiali nazisti per infiltrarci nella guardia. Da questa parte, signori. A capo della guarnigione c'è l'SS-Hund Polizeiführer Heinrich. Ehi. Per arrivare a me, ha ucciso i miei genitori. Poi mio marito. Pure. E infine mio figlio. Pure. Stanotte, tutto quello che hai tu avrà un senso. Ci riprendiamo la nostra città. La guarnigione. Là il nostro contatto ci fornirà gli esplosivi. Faremo saltare i cancelli. Sarà il segnale per entrare in azione. Contiamo su di voi. Bene, ragazzi. Via, si comincia. Ottimo. I crocchi ce la faranno sudare. Se siamo sopravvissuti a Pearson, siamo pronti a tutto. Ho combattuto con lui a Kasselin. Ha coraggio da vendere. Non manca molto, mes amis. Ma prima, entriamo nella tana del lupo. Ci vediamo lì. Non so che fregna, però. Se si sente una donna sola, cioè... senza marito, senza figlie, senza genitori. Ci siamo noi, americani. Dai. Posto di blocco. Camille Denis, alias Rousseau. Stronzi nazisti. Ma? Andiamo, andiamo. Presto quest'incubo sarà finito. Ah, siamo noi, Rousseau. La tua copertura deve essere a prova di bomba. Ripassiamola un po'. Tu sei Gerda Schneider, un addetto militare. Herr Spiegel dell'intelligence straniera ti ha ordinato l'evacuazione di Heinrich a Berlino. Prenditi del tempo, studia il dossier. Per avere dettagli su... Ok... Gerda Schneider, Hamburgo, Germania, comandante Franz Spiegel, scopo, documenti di viaggio, Polizeiführer Heinrich. Ok, va bene. Non possiamo sbagliare. Piazzare il nostro agente ci è costato moltissimo. Devi trovarlo. Scambia le vostre valigette. Sperando che abbia gli esplosivi che ci servono per i portoni. Ti preoccupi troppo, maggiore. È il mio lavoro. Siamoci davanti alla guarnigione, a operazione conclusa. Siamo una donna. Chi ti manda? Herr Spiegel. Bene. Comunque vada, appena fai lo scambio, devi restare in possesso della valigetta a ogni costo. A questo punto, voglio andare fino in fondo a tutti i costi. Ok, liberazione. Ok, Hamburgo, vabbè. Penso che mi ricordo, dai. Tornato da che sta. Che figo. Danke sehr, fahren Sie weiter. Grazie. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Sì, sì. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen.
Dokumente di viaggio. Das ist der Grund ihres Besuchs. Dokumente di viaggio. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Nein, Schneier. Schneier. Vabbè, andiamo. Baby. Problema. Sì, bella. Ricorda, il nome del tuo contatto è Fischer. Indossa un uniforme grigia da ufficiale. Ok. La frase in codice? Verlaine. A presto. A te. Posso chiudere la porta? No. Vabbè. Cerca l'agente Fischer. Penso non posso salire sopra. Allora. Andiamo un po'. Qua? Cessi. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe im vergangenen Jahr noch den Fotos bekommen. Wo ist er stationiert? Im letzten Brief stand er wäre in Russland. Wie läuft der Krieg da? Nicht so gut. Das Wetter ist grauenhaft und die Russen sind ziemlich. Aber. Hast du sie schon mal gesehen? Oh. Chiave acquisita per cosa? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Grazie. Posso entrare qua? Chiave utilizzata. Ok, salve. Allora, oggetto di discrepanza alimentare, ho completato l'esame dell'armeria 5, conferma la mancanza di 16 candelotti di dinamite, due timer e un numero imprecisato di micce dalle nostre scorte, fornirò l'elenco di tutti gli individui che hanno avuto accesso all'armeria, stilato in base al registro di ingressi, ricordare i saluti Unteroffizier Friedrich Block. Bene, vado. Minchia, ma ha fatto il giro, ma dai! Vabbè, vado sopra. Beh, non posso correre, giustamente. Dove è il tuo contatto? Calbe. Quanta gente c'è qua? Quanta centaglia? Che onda? Boh. Sto capendo. Dove devo andare? Das Personal darf hier. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Minchia, non mi chiedere. Chiedimi di dove sono. Sono di Hamburgo. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Da quanto ti piace? Also gut. Gehen Sie. Grazie, aprimi la porta. Mi apre la porta. Wieso sind sie noch nicht weg? Mi serve le scale, mi servono. Vabbè. Vabbè. C'è ancora qualcuno a cui devo rubare una chiave, qualcosa. C'è qualcosa qua. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Fischer. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ja. Ja, senza fianco. Di questo, ore best. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Fischer. Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte.
Bitte hier entlang, Fräulein. Ah, ecco, è lui. Albert Fischer. La seguo. Non mi faccia niente, però, per favore. Siamo dentro. Facciamo presto. Sei pronto a fare lo scambio? No, sei in anticipo. E ora io ho un briefing. Metterò gli esplosivi in una valigetta uguale alla tua. Faremo lo scambio nella sala di guerra. Fammi strada. No, mi tengono d'occhio. Con la tua copertura entra nell'ufficio di Heinrich al terzo piano. Da lì puoi arrivare all'ala nord ed evitare i posti di blocco. Meglio non farsi vedere insieme. Ora va, ci ritroviamo alla sala di guerra. Ok.